Buongiorno. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Quella dei sette nani, voglio capire a chi è venuta in mente. Allora, signor sindaco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io perché devo venire a Staffolo? Ah, perché è necessario che lei venga a Staffolo, prima di tutto perché è un gran bellissimo paese. Stiamo in una collina a 442 metri, quindi abbiamo aria purissima, sì, finissima, cibi eccezionali. Sì. E poi noi abbiamo il vino, il Verdicchio, che è il vino più conosciuto del mondo. Un altro motivo è per scoprire tesori artistici, quali quadri, quali portali, opere d'arte, ce ne sono abbondanti. Poi bisogna venire a Staffolo soprattutto per venire a trovare la gente, perché gente disponibile, aperta, che ama veramente stare assieme agli altri. No, questo è un bravo è pieno, sindaco, perché è stato affettuoso nel suo modo di fare. È pieno di brava gente e noi durante l'anno facciamo un sacco di feste. È chiamato anche il paese dei balocchi. Il paese dei balocchi, e ci svegliamo tutti ciuchi. Andiamo Pino Stravioli, che quanta balocchi là davanti ne ha, eh? Paese dei balocchi, il gioiello di Staffolo è qui ed è qui veramente, ce ne parla l'assessore all'agricoltura del comune, il signor Sandro Marani. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. E ci presenta il Verdicchio. Il Verdicchio, esatto. Prima Staffolo, diciamo che è un paese di vino, mi ricollego un po' a quello che ha detto prima il sindaco, proprio di vino sotto ogni aspetto, devo dire. E nello stesso tempo ne faccio parte delle paese con città del vino. Delle città del vino. Esatto, quindi, e non, soprattutto la prerogativa principale che è il nostro Verdicchio, quindi il Verdicchio che a Staffolo, su 2200 abitanti che abbiamo, ci sono ben 150 produttori di vino e 12 imbottigliatori. Quindi abbiamo 2200 abitanti, 150 produttori, esatto, 12 imbottigliatori. Quindi significa che il vino viene prodotto e imbottigliato da chi lo fa. Esatto. Quindi con una passione, quindi hanno proprio un amore verso questo vino, verso il Verdicchio, e quindi viene curato personalmente ogni fase dai nostri agricoltori, dai nostri contadini, che da sempre portano avanti questa tradizione all'insegna della miglior qualità del prodotto. Io qui ne vedo tantissime bottiglie, quindi sì, tantissimi produttori, come, esatto, dicevamo prima. Tantissimi produttori. C'è una festa addirittura che voi dedicate al Verdicchio dal 6 al 9 agosto a Staffolo, in provincia d'Ancona, la festa del Verdicchio. Cosa succede in questi giorni? Ma in questi giorni, ecco, c'è la possibilità di assaggiare e degustare tutte le tipologie dei nostri prodotti, quindi dal più piccolo produttore fino alla grande, e tutti i produttori del Verdicchio, delle colline che fanno parte dei Castelli di Jesi. Io la ringrazio per adesso, parleremo ancora di Verdicchio. Paola, dove sei? Sto seguendo una lunga tradizione di un paese come Staffolo, che ha deciso di entrare nel Guinness dei primati, signor Terenzio Montesi, anche perché avete l'organetto più lungo del mondo. Sì, è un organetto che è stato costruito l'anno scorso, e siccome alla gente piace l'estensione del mantice dello strumento, loro hanno pensato di costruirne uno lungo 3,5 metri. È il più lungo del mondo ed è l'organetto che è entrato nel Guinness dei primati. Lo strumentino è molto semplice, perché sì, ricalca la fattura dell'organo tradizionale, se vogliamo, della fisarmonica, in quanto ha questa scatola magica qui per i bassi all'estrema sinistra, poi c'è il mantice che produce aria al centro, e dalla parte destra c'è la fila detta delle vocette che ha la voce della melodia. Vogliamo sentirlo? Vogliamo sentirlo, fate sentire. Allora. Grazie. È una cosa veramente bella. Anche questo fa parte del paese dei balocchi. Anche questo del paese dei balocchi a Staffolo. E dall'organetto più lungo del mondo veniamo ad altri gioielli di Staffolo, i gioielli della terra, i gioielli della cucina, la gastronomia. Non vedo pesce, notoriamente il Verdicchio va accompagnato al pesce. Sì, ormai è sempre stato abbinato al pesce, forse uno dei vini migliori, tra i migliori d'Europa per l'abbinamento con il pesce, però nelle nostre tradizioni è da sempre possibile abbinarlo ad altri piatti tipici
tipici che vediamo qui proprio. Quindi va benissimo anche con questa cucina. Perché la nostra tradizione è sempre stata portata avanti. Anzi, invito tutti a scoprire l'abbinamento con queste tipologie di prodotti. Di cibi. Grazie Marani. Signora, buongiorno, presidente della Proloco, Patrizia Borocci. Che cosa ci ha portato? Partirei da questi giocattolini. Sono, cosa sono? Dolci caratteristici di Natale, sono i cavallucci. Fatti con vino cotto, noci, pane grattugiato e sono molto buoni naturalmente. Scusi, sento, ma è arrivata la signora Vaudetti, la stavamo per chiamare. Abbiamo la bocca piena, ho mangiato subito, ho assaggiato un pochino di quei dolci buonissimi. E non è un caso che sia qui perché la signora Vaudetti è marchigiana, certo, autrice di un famosissimo libro, vero? Sì, che però non ho mai pubblicato. Ma non importa, autrice di un famosissimo libro. Però ho avuto libro. Il verdicchio d'oro per quel libro. Bene, cucina marchigiana. Sulla cucina marchigiana. Qual è il piatto preferito della signora Vaudetti? I vinci sgrassi. Quali sono i vinci sgrassi, sono signora? Questi vinci sgrassi, sono pasta al forno, insomma. Sì, pasta al forno condita con... con un sugo speciale fatto in maniera molto genuina, molto casareccia. Ma i vinci sglassi poi sono erano il piatto preferito del principe Windisch de Grez, oppure come dice l'antenato di Nebbia, di Franco Nebbia, in un libro scritto a Macerata nel 1600, erano i vinci sgrassi, cioè perché c'era un condimento molto grasso. C'è tutta una scuola che dice Windisch Grass oppure Princess Grass. Quante cose si imparano. Princess Grass sono buonissimi però. Dalla signora Vaudetti. Allora vediamo, abbiamo visto i Princess Grass, i calcioni, quali sono? Sono questi. E come si preparano? Sono fatti con ricotta, spinaci, formaggio e sono anche questi molto buoni, insomma, con sughi molto ricchi, molto velocemente gustosi. Vediamo le altre pietanze. Sono gnocchi con papera. E sono gli occhi che si faceva durante la battitura, la tritatura, riso in polenta. Poi vedo dei fagioli con cotiche, pollo in salmì e il coniglio in porchetta. E la specialità poi la cicerchiata che si fa a carnevale con gli scarcafusi, sono castagnole squisite. E poi lì vedo della polenta e vedo delle salsicce, altri dolci, la pizza pasqualina. La pizza di formaggio. La pizza di formaggio. E il formaggio pecorino stagionato fresco. Che meraviglia. Produciamo di tutto, insomma. Verdicchio e queste meraviglie. Buonissima. Buonissima, noi a bocca piena non possiamo parlare, Paola. Cosa è buonissimo? La cicerchiata. Dov'è Paola? Ah, è andata. Volevamo assaggiare la cicerchiata. Venite con me, andiamo a giocare. Prego, bellissimo prego, l'organetto più lungo del mondo. Da Staffolo, in provincia di Ancona, ci trasferiamo a Torino. È la mole antonelliana, è il verdicchio, vedevo Paola ma non c'era. Bevuto prima del tempo. Il sindaco dice che ho bevuto prima del tempo. Allora ricordiamo gli appuntamenti, assessore, dal 6 al 9 agosto, sì, Staffolo. Festa del verdicchio. E poi abbiamo il verdicchio d'oro, il premio che appunto anche se l'avevo detto ha preso, che la terza settimana di settembre abbiamo il premio di gastronomia internazionale, verdicchio d'oro. Ma fa bene questo verdicchio allora? Fa benissimo. Benissimo. Sindaco, quella è la telecamera, sì. Un invito a chi ci sta ascoltando di venirvi a trovare, allora, perché avete anche un raduno internazionale bande musicali, il 20° festival del folklore, la festa del verdicchio, tanti gli appuntamenti a Staffolo per questa estate. Esatto, difatti quest'estate dal 20 di questo mese, cioè da oggi, iniziano varie manifestazioni e io vi invito tutti a Staffolo e vedrete che vi troverete molto bene. Grazie, arrivederci a voi. Grazie a lei, io vi lascio a giocare con la mole antonelliana, ma torneremo a trovarvi fra un po'. Paola, adesso canzonissima per adesso. È la nostra canzonissima. 81% giovanotti. Intanto c'è una signorina di Staffolo, Ancona, che ci sta offrendo gli struffoli. Gli struffoli, quanto per diventare praticamente 100 kg in due minuti? Allora, noi ringraziamo i nostri amici, Armando Traverso. Marco Dose e Antonello Presto. Scusi. È così. La vita, sì, è una vita. È una vita. Siete come BB e Bibody, che è la verità. Anzi, nessuno saprà mai. Marco Traverso. Marco Traverso, Monica Vaudetti, Paola Maggioni e Rosanna Saluto. E Pino Saluto. Stradio su. Ti saluto. Noi ci vediamo domani. Direzione centro, ancora in movimento. Lungo la Vallesina incontriamo Staffolo, un paese che è soltanto a 442 metri sul livello del mare. Sapete com'è meglio conosciuto Staffolo? Come il paese dell'enogastronomia. È patria del buon vino, dell'olio per eccellenza, degli insaccati, del formaggio. Tutto questo noi lo conosceremo fra pochissimo. Pensate, abbiamo appuntamento nel centro storico con il vice sindaco di Staffolo, che non vede l'ora di presentare
mostrarci questi prodotti e anche le bellezze architettoniche di un paesino che è all'interno della Vallesina, in quel territorio che piace tanto a noi, perché ha la campagna che è fiorita in questo periodo, ha l'acqua pulita, ha tutti i prodotti genuini. Nei pressi della piazzetta del comune, nelle vicinanze di una stupenda chiesa, incontriamo Maria Luisa Soverchia, vice sindaco di Staffolo. È con lei che piacere, e abbiamo preso, dicevo, accordi per conoscere meglio questo paese. Maria Luisa, io ho detto che è un pochino la zona del verdicchio questa, è giusto? Sì, è giustissimo. Noi abbiamo molti produttori qui sul territorio, ci sono circa 150 produttori di vino verdicchio DOC, quindi un vino di estrema qualità. Accanto di questi 150 produttori, 14 sono imbottigliatori, quindi sono passati a una produzione un po' diversa, una commercializzazione diversa del proprio prodotto, non più sfuso ma un prodotto in bottiglia, con delle produzioni base e delle selezioni. Quasi tutte le aziende hanno una selezione del proprio vino. Ma accanto al verdicchio abbiamo tanti altri prodotti, abbiamo l'olio, e sempre più produttori stanno scoprendo questo prodotto di elevata qualità che abbiamo qui sulla nostra zona. Abbiamo tanti prodotti tipici, abbiamo gli insaccati, i formaggi, il miele, i dolci e quindi i fiori, quindi abbiamo tante cose da offrirvi. Benissimo, questo lo conosceremo strada facendo durante questa puntata di Direzione Centro, ma immediatamente noi ci siamo accorti, venendo proprio qua, che ci sono delle panoramiche stupende. È famoso anche per un altro motivo allora Staffolo? Sì, perché Staffolo è il balcone della Vallesina. Nei giornate limpide dai cosiddetti banchetti, dal viale alberato che abbiamo sulla Vallesina, possiamo scorgere sin dalla Valle del Misa al Mare Adriatico e fino al Conero a sud-est. Ma non intratteniamoci ancora qua, anzi andiamo a conoscere le cose particolari di questo paese, iniziando da dove? Ma direi incominciando dalle chiese. Andiamo a vedere degli interni di queste chiese del XIII secolo, ne abbiamo due molto importanti. La chiesa Sant'Egidio, proprio all'ingresso del paese, a Porta Venezia sulla sinistra, e poi passeremo alla chiesa San Francesco, che poi è questa. Quindi andiamo. Ed eccoci all'ingresso della chiesa di Sant'Egidio. È importante per quale motivo questa? Perché all'interno di questa chiesa possiamo vedere un'opera molto importante chiamata Il Maestro di Staffolo, che è un politico che stiamo per raggiungere e che è del XV secolo e è della scuola del Lotto, quindi un'opera di elevato pregio per il nostro paese e per questa chiesa. Questa, diciamo, è un po' la chiesa dove tutta la comunità di Staffolo si ritrova la domenica? Sì, questa è la chiesa di vita culto costantemente, regolarmente, quindi qui si tengono tutte le cerimonie e si tengono le messe tutti i giorni. Ancora una chiesa, abbiamo appena lasciato quella di Sant'Egidio, siamo entrate nella chiesa San Francesco. Questa è una chiesa non più di vita culto, di proprietà comunale, e all'interno di questa chiesa possiamo trovare quest'opera che è attribuita al Bollini del 1575, abbiamo un'altra opera molto importante che è un organo di Gaetano Callido, l'opera numero 51 del 1769. È un organo molto pregiato che è tuttora in funzione, e nell'arco dell'anno organizziamo all'interno di questa chiesa alcuni concerti, invitando qua anche musicisti di rilevanza internazionale. A parte, oltre a questo, la struttura viene utilizzata per allestire mostre e come attività di supporto per l'attività del museo. Qua organizziamo una serie di convegni per le nostre manifestazioni principali, quale il Verdicchio d'Oro, che quest'anno arriveremo alla 37esima edizione di questo premio di cultura enogastronomica, che organizziamo insieme con l'Accademia Italiana della Cucina. Inoltre, da quest'anno è partita, dal 2001 è partita una nuova manifestazione che ha la scoperta dell'olio nuovo, la scoperta, quindi è una dedicata a questo nuovo prodotto che di rilevante qualità che abbiamo sul territorio. Per incontrare il sindaco e continuare a parlare delle bellissime chiese di Staffolo, ci siamo spostati in periferia per conoscere da vicino Santa Maria della Castellareta.
Ce lo presenta il sindaco? Sindaco Egidio Brocani. Buongiorno, benvenuti. È una chiesa del XVI secolo, Santa Maria della Castellaretta, appena ristrutturata, anzi dirò di più che ancora i lavori si devono terminare e se andiamo dentro troveremo forse qualche impalcatura. Adesso la aprirò alle telecamere in modo tale che tutti la possano vedere e questa è un'opera iniziata dalla vecchia amministrazione e conclusa da questa amministrazione, speriamo al più presto che a giorni sarà riconsegnata e ridata la possibilità al pubblico di poterla visitare perché ne vale veramente la pena. Uno dei pochi gioielli che abbiamo qui a Staffolo, possiamo dire che è una bella chiesa. Ecco, come gli dicevo, come possiamo vedere qua, notiamo ancora il cantiere ancora aperto, infatti vediamo che manca un quadro di pregio che attualmente per questione di restauro dell'edificio è stato portato in luogo più sicuro e al più presto arriverà messo al suo posto. Come dicevo ci sono ancora delle impalcature e la bellezza si può vedere da sola vedendo le immagini di questa chiesa. Lo stile ce ne parla ovviamente Maria Luisa Soverchia che oggi abbiamo preso un po' da esperta d'arte, ci avviciniamo al centro della struttura. Questa è una chiesa in stile barocco locale, è un piccolo esempio di questa nostra realtà, è importante per il nostro paese anche perché in prossimità di questa chiesa c'è una sagra molto importante, la Sagra delle Noci, che è una sagra pluricentenaria e quindi è molto antica, è forse la più antica delle Marche come sagra. Ci ricorda la data? La seconda domenica di settembre. Questa piacevole passeggiata sotto il sole primaverile ci ha portato fin davanti all'ingresso dell'enoteca comunale, un'enoteca ricchissima. Sì, è un'enoteca ricca di attrezzature legate alle nostre campagne, legate alla nostra tradizione vitivinicola e quindi qui possiamo vedere attrezzature ma poi vedremo anche i nostri prodotti, i nostri vini che ci aspettano. Entriamo a conoscere anche i produttori. Noi amiamo come sempre concludere in bellezza. In realtà non siamo entrati in questa stanza per fare la chiusura, perché la chiusura vera e propria la faremo ancora in esterno. Beh, innanzitutto un buongiorno a questi signori stupendi che hanno preparato per noi la tavolata. Intanto Maria Luisa Soverchia li raggiunge per parlare di cosa? Beh, ma del mangiare bene, del bere bene. Io mi avvicino, perdonatemi, attraverso questa tavolata Luigino Baldi. Lui, buongiorno. Oggi per noi rappresenta un pochino tutti coloro che fanno il buon cibo. È fra l'altro titolare di un ristorante. Luigino, una tavolata bellissima. Ci descrivi i piatti? Allora, qui abbiamo della polenta con salsiccia e parmigiano. Qui abbiamo dei calcioni con ripieni di ricotta e spinaci. Qui abbiamo delle lasagne che a Staffolo si chiamano vinci sgrassi. Pollo in potacchio e coniglio in porchetta. Degli affettati fatti di maiale, questa roba così. Ti possiamo strappare quello che per molti cuochi è un segreto, la ricetta di questo pollo in potacchio? Allora, il pollo in potacchio si fa con dell'olio di oliva, aglio, rosmarino e salvia. La cosa più importante è che bisogna fare mezza cottura con del buon verdicchio che ci abbiamo noi in questo paese. E dunque ritorna il verdicchio ed io supero Luigino per parlarne, soltanto per un attimo. Il verdicchio è il grande re di questa zona? Sicuramente a Staffolo è il principe dei prodotti che abbiamo noi, che portiamo in esposizione, è il verdicchio. È una nostra tipicità, quindi che cerchiamo di valorizzare. Qui oggi siamo qui anche per presentare tutti i produttori del comune di Staffolo. Sono produttori vinificatori, sono circa 15 produttori, che fanno dei vini bianchi, verdicchio, poi abbiamo anche del rosso e del...